Si torna a parlare ancora di discoteche in vista di un autunno che potrebbe segnarne la riapertura e su internet esce oggi dunque un docufilm che ne narra l'evoluzione dei locali romani, in particolare negli anni 80 e 90 e di come la professione poi del DJ sia diventato un mestiere da star. A realizzarlo Corrado Rizza, allora DJ dell'Isteria, uno dei club più famosi della capitale. Tra gli intervistati anche Jovanotti, Renzo Arbore e Fiorello. Vediamo insieme un trailer del film. È nata tanta di quell'Italia che poi dopo ha generato cultura vera e propria, la cultura della, per esempio, di tutta la dance italiana che ha venduto milioni di copie in giro per il mondo. È nata in quegli anni, è nata in quei posti. E noi, prima che arrivasse la Sugar Hill Gang a cavallo proprio della Sugar Hill Gang, noi rappavamo. Certo, non sapevamo manco si chiamasse rap. È un po' come quando Totò faceva Miss Mia Cara Miss, che già rappava e non lo sapeva. Il Piper è stato il locale che si è inventato i DJ. Il locale in via Tagliamento è un locale nuovissimo, dove ci sono attaccati dei pezzi d'automobile dietro le cose, dove la musica è fortissima, per l'epoca è fortissima, perché c'erano ancora i nightclub a Roma.